nel favoloso mondo di Verdini, che frequenta il Presidente del Consiglio, gli 80 euro hanno funzionato perché ci si può comprare uno zainetto in più il cittadino italiano. Questa dello zainetto non si sa davvero come gli sia uscita. Hanno riportato giustizia sociale. Nel suo favoloso mondo, nella sua dittatura dell'ottimismo renziano, la legge anticorruzione funziona alla grande, quando in realtà i corrotti non ci stanno in galera. Nel mondo reale invece l'Italia è in deflazione, ci sono 10 milioni di cittadini che non riescono a curarsi, ci sono 4 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà e vengono arrestati costantemente i sindaci, tra cui uno stamattina di Abano Terme, arrestato qualche giorno dopo essere stato rieletto. Allora, se il Presidente del Consiglio appunto dichiara, no, che questo è un voto di cambiamento, evidentemente le proposte del Movimento 5 Stelle sono piaciute ai cittadini italiani. Nel mondo di Verdini succede questo, nel mondo reale succede che il Movimento 5 Stelle, grazie ai cittadini italiani e grazie a molti cittadini che ci hanno dato fiducia per la prima volta, magari ex elettori della destra o del Partito Democratico, abbia dato un avviso di sfratto al Presidente del Consiglio e a tutto il Partito Democratico, che non mi pare che lo stiano ben ascoltando, perché oggi le notizie sono che la Madia attacca Orfini, Guerini difende Orfini, esce fuori Prodi, riesce fuori D'Alema, Franceschini sta contro Orfini, Verdini manda dei pizzini qui al Senato, guarda che ti facciamo cadere, occhio a come ci tratti, e Renzi sta zitto, no? Di fronte ai pizzini di Verdini, il Presidente del Consiglio, colui che ha detto questo è un voto di cambiamento, sta zitto. Allora, sono le proposte del Movimento 5 Stelle per le quali noi sono 3 anni che giriamo tutte le piazze delle piazze d'Italia, che sono gradite ai cittadini italiani, a cominciare da alcune proposte legate alla giustizia. Qui c'è il senatore Buccarella che se ne è occupato. Noi vogliamo alzare le pene per il reato di scambio politico mafioso, perché il voto di scambio è un cancro in questo paese, perché mentre il Presidente del Consiglio minacciava di entrare nel suo partito con il lanciafiamme, nel suo partito a Napoli c'entravano i carabinieri, ma non con il lanciafiamme, con un mandato di perquisizione, perché ci sono 2 candidati del Partito Democratico a Napoli indagati per voto di scambio. Poi vogliamo il DASPO per i corrotti, vi ricordate o no? Il Presidente del Consiglio lo diceva, DASPO per i corrotti. Chi viene indagato per corruzione in questo paese dovrebbe essere indagato per alto tradimento, parole sue. Noi presentiamo il DASPO per i corrotti in Parlamento, significa una cosa semplice, che se vieni condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione non ti puoi mai più candidare per tutta la tua vita in nessuna elezione in Italia. Mi sembra una proposta di buonsenso della Commissione Giustizia. Il Partito Democratico l'ha bocciata, perché nel favoloso mondo di Verdini, che è l'unico che frequenta il Presidente del Consiglio, che non ha proprio capito quello che è il Paese, perché è arrogante, perché ha una spocchia, una boria che non ha mai avuto nessuno, nessuno, ed è antipatico a tutta Italia tranne ai banchieri. E infatti qualche giorno fa ha riportato l'ennesima porcata a favore dei banchieri in Parlamento, cioè un favore a tutti i banchieri e alle banche che possono espropriare addirittura i capannoni industriali e gli imprenditori se non vengono pagate terrate di mutuo. L'ennesimo favore ai banchieri che lo sostengono, portato in aula, in Parlamento, subito dopo aver detto che il voto, la batosta che ha preso il Partito Democratico e la vittoria che ha avuto il Movimento 5 Stelle, era un voto di cambiamento. Allora ci dobbiamo intendere. Se vuole approvare queste robe, a noi ci interessano le soluzioni per i cittadini, che sono queste proposte che ci hanno fatto stravincere le elezioni. Sono le nostre proposte che ci hanno fatto stravincere le elezioni, e per noi vincere le elezioni non è l'obiettivo, è il mezzo attraverso il quale ottenere diritti e ottenere delle leggi utili per i cittadini. Per costoro vincere le elezioni è l'obiettivo principale. Se avessero vinto le elezioni oggi non ci sarebbe l'esplosione interna al Partito Democratico, Emiliano che dice no alle riforme, D'Alema che dice no alle riforme, tutti contro tutti, sempre tra l'altro quando a parlare di regole della politica, che parla della politica e parla della politica. Non è che si scornano e si scontrino rispetto al reddito di cittadinanza, alle leggi anticorruzioni, sempre sulle regole, sulla rielezione. È vergognoso questo comportamento. Allora, sono ipocriti, lo sappiamo, però almeno non perdano la faccia. Qua ci sono delle proposte utili che sono stragradite da milioni di italiani che hanno dato un avviso di sfratto al governo Renzi e al Partito Democratico. Hanno l'occasione di approvarle. Grazie.